Benvenuti anche questa volta nel nostro terzo episodio di In viaggio con Bia, con Fai. Perfetto. Benissimo. Dicevo, benvenuti anche questa volta a viaggiare con noi. Oggi voleremo sulla Sicilia meridionale, più precisamente nella Val di Noto. E questo perché? Perché settimana scorsa, passiamo un po' il volume del microfono, mi sembra che sia un po' esagerato, ok. Questo perché settimana scorsa c'è stata l'infiorata di Noto. L'infiorata di Noto è una figata, ragazzi, è veramente una figata. Ho qualche foto di quando ci sono stato nel 2018 con Lidia, la mia compagna. E poi vabbè, dai, ne parliamo in seguito. Ora bando alle ciance, dicevano quelli, giusto? Quindi passiamo al nostro flight simulator. Ora vi faccio vedere prima, così intanto entriamo un po' nel vivo della questione, ok? Allora, questo è il nostro piano di volo, ok? Quest'oggi partiremo da Siracusa, faremo tutta la costa, arriveremo a Noto. Quindi voleremo su Noto, dopodiché andremo sempre più a sud, ok? Questo è il punto più a sud dell'Italia, dove c'è Isola delle Correnti, capo Isola delle Correnti, per essere più precisi. Ok? Quindi torniamo al nostro Flight Simulator e direi che è anche ora di decollare, ok? Ora vediamo, sì, penso, ok, così attivato, così disattivata, togliamo i freni di parcheggio e decolliamo. Forza, una striscia di asfalto in mezzo ai campi, e adesso che siamo a manetta tiriamo su, forza, e siamo decollati, ok. Quest'oggi ho fatto un po' di prove. Allora, come dico sempre, e continuo a ripeterlo, e ve lo dirò anche questa volta, io non sono un pilota professionale, quindi questo non è un volo simulato, tecnico con tutte le spiegazioni del caso, bla 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 bla. Quindi cercherò di non annoiarvi e non vi annoierò, perché non si tratta di questo. Allora, io voglio semplicemente sfruttare la possibilità che ci dà Flight Simulator, questo nuovo simulatore di volo della Microsoft, no, se usciamo un pochino, ecco, visto, di viaggiare con questa bellissima grafica, ok? Quindi riprendiamo il nostro percorso, torniamo indietro perché siamo decollati dal lato sbagliato. Quindi adesso siamo decollati, adesso ci porteremo sui 1500 piedi, di modo che così poi non abbiamo problemi. Inserirò il pilota automatico di modo che così sarò più libero di farvi vedere foto e contributi eccetera eccetera, ok? Quindi adesso saliamo a 1500 metri, questa è l'autostrada che porta Catania, Catania qua sopra, infatti vedete l'Etna qua in fondo, benissimo. Adesso ci dirigiamo su Siracusa. Ora, due paroline su Siracusa. Allora, Siracusa è uno dei capoluoghi di provincia della Sicilia, e fino a qui lo studiate a scuola e spero che lo sappiate. È una cittadina molto antica, ok? E la sua parte più antica è questa che vedete qua in fondo, si chiama Ortigia, e c'è un castello, una piccola rocca qua in fondo. Cosa dirvi? Allora, Siracusa antica, e gli scavi archeologici sono qua fuori, appena qua, infatti in questa zona circa, adesso qui non posso essere proprio precisissimo, c'è anche l'anfiteatro romano, e vi stavo dicendo, Siracusa è un sito che sembra che arrivi a partire dal Neolitico, capito? Quindi cioè, è veramente antichissima, ok? Passata per greci, un sacco di dominatori arabi eccetera 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 eccetera, ma fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che
lo sapete, come tutta la Sicilia, almeno la parte est meridionale, ha avuto un'influenza greca molto molto forte. E subito dopo anche quella araba e più in seguito anche quella spagnola. E tutti questi segni di colonizzazione si vedono sul territorio, quindi a partire dalla parte archeologica che è in questa zona qua, con l'anfiteatro romano e tutti gli scavi, fino ad arrivare ai primi palazzi pseudo-barocchi, perché questo non è ancora in Val di Noto, ok? Quindi ancora non siamo nel barocco pieno, però qualche cosa si vede qui, ok? Vediamo se riesco a trovare qualche immagine mentre sorvoliamo, vedete? Facciamo così, ecco. Vedete quella punta lì? Questa è l'isola di Ortigia e lì in fondo c'è la rocca. Vediamo se grazie al nostro Google riesco a farvi vedere qualche foto. Eccole qua, vedete, questa è Ortigia. E questa è la piazzetta principale Ortigia, qua ci sono anche un sacco di ristorantini, il Duomo, questa è la Dama Siciliana di Siracusa, guardate che bello. Tanto per ora stiamo volando ancora, se abbiamo lasciato Siracusa, adesso ci dirigiamo verso Noto, quindi andiamo avanti a vedere qualche foto. Eccola qua. È una figata. Due anni fa facevo tournée teatrali e un anno con la mia compagnia siamo stati ospiti della Regione Sicilia e grazie a loro e grazie ai tecnici del service che ci ospitava abbiamo avuto la possibilità anche di visitare tutta la rocca e il castello di notte da soli. E intanto mi scrivono quando arrivo a 4.000 piedi fanno saltare, questi sono i miei amici paracadutisti, bravo, bravo Willy, bravo. intanto vi ricordo che potete usare la chat per comunicare con me, ok? Chiaro che chi mi conosce è al mio numero, con WhatsApp va benissimo, però faccio un po' fatica a leggervi mentre volo. Quindi torniamo al nostro Flight Simulator per ora. Allora, qui abbiamo raggiunto i 1500, sì, allora possiamo anche togliere un po' di manetta che ci evitiamo un po' di casino, un po' di rumore. Eccoci qua, allora adesso da Ortigia ci stiamo dirigendo verso la costa, vediamo se riesco a farvi vedere, sì. Eccoci qua. Quindi noi siamo decollati da qui, anzi da qui, scusate, abbiamo fatto tutto questo percorso. Siamo arrivati qua su Ortigia, stiamo scendendo, ok? Adesso stiamo percorrendo, vedete, stiamo tagliando qua sopra per arrivare a questo primo waypoint, ok? Vicino a Punta Gallina, dove poi nell'interno andremo ad atterrare questa piccola aviosuperficie, che è una aviosuperficie privata. Quindi scendiamo, un attimo che allargo un po'. Quindi adesso stiamo tagliando, arriveremo qui a Punta Gallina tra un paio di minuti, dopodiché proseguiamo e arriviamo nei pressi di Avola, sempre bordeggiando la costa, dopodiché andremo al suo interno e faremo un giro verso Noto. Ok, ora, prima che arriviamo in zona, Noto. Allora, Noto è, come si dice, è un comune in provincia di Siracusa, in Sicilia. Da Siracusa dista circa una trentina di chilometri, okay? Quindi non è molto distante. Ed è una vecchia sede episcopale ed è definita la capitale del barocco. Perché? Perché, e addirittura è stato dichiarato patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO, perché? Perché qui è dove si è sviluppato il famoso barocco siciliano. Ok, io poi ho delle foto da farvi vedere, sia dell'infiorata che della cattedrale,
di qualche palazzo, cioè Palazzo Lucezio ad esempio, che è la sede del comune. E, allora, come vi ho detto anche l'altra volta, io non sono un appassionato di architettura, però le cose belle le riconosco, ok? Qua Fabiano, ciao Fabiano in chat, mi dice è la città dei VIP, perché è noto. Grande. Bravo, bravo. A che punto siamo? Allora io direi che proviamo a fare una cosa. Vediamo un po' se io attivo la telecamera col drone, così spostiamo sta roba qua che dà fastidio. In teoria dovrei riuscire, ah sì, in teoria dovrei riuscire a scendere più a livello del suolo. Ah, che si allontana anche. Ah, vedi? Vedi, è meglio, eh? Ecco, questa cosa l'ho scoperta un paio di giorni fa, di la verità. Ciao Lidia, eccola che è arrivata. Aspetta che qui mi sto per schiantare sul mio stesso aereo. Non so dove sono. Vediamo. Ah, ok, ci sono. Quindi, in quanto marina, sono patrimonio dell'umanità. Netina. Non ho capito. Non ho capito, non ho capito. In ogni caso, scusate un attimo, perché siamo quasi arrivati a Punta Gallina. Ok, qua in fondo. Vediamo un pochino, andiamo su dai montini, i monti del Tirolo. Ok, allora, stiamo passando Avola. Eccoci di nuovo qua, questa è Avola. Lidia mi dice che ha sbagliato il P9, sì. Diciamo che i correttori dei telefoni non sono più i correttori di una volta, ma minchiata, li dicono anche loro. Stiamo passando Avola, questa è Avola, e tra poco vireremo verso l'interno all'altezza di Calabernardo per andare in direzione, ma valgono come ore di volo per i brevetti? Non lo so, no, ma scrivimi in chat. Allora, ecco qua. Dicevo, adesso che arriviamo, eccoci qua, in zona Calabernardo, che è questa piccola cletta che vedete qui di lato, ok, dove c'è questa punta, questa qui è Calabernardo. Adesso vireremo a destra verso l'interno, e intanto ho messo il waypoint, si vede, e lì c'è Noto. Ora anche Noto, come la maggior parte del territorio della Val di Noto, hanno una storia molto antica. Okay? Poi se riusciamo, magari voliamo anche su Noto antica, perché il sito originario della città si trova in realtà 8 km più a nord, sul monte, qua sopra. Okay? Vicino a una zona che si chiama San Corrado, dove c'è appunto la chiesetta di San Corrado. E poi chiederemo alla regia se ha dei contributi. Comunque, dicevo, Noto ha una storia molto, molto antica, quindi arriviamo ai tempi dei greci, passando poi per gli arabi, fino ad arrivare ai normanni, gli aragonesi, eccetera, 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 eccetera. Ma un evento molto importante è avvenuto nel 1693, credo,
nel quale appunto un fortissimo terremoto l'ha completamente distrutta ed è stata ricostruita. Ok? Allora, vediamo un pochino se nel frattempo ci siamo quasi. Ok? Allora, scendiamo un pochino di quota con il nostro drone, la telecamera. Ora vi dico, in realtà non ci sono tutti questi boschi. Qui diciamo che ecco, Microsoft ci ha fatto un regalo, okay? Anzi, ha fatto un regalo ai siciliani. In questa zona è abbastanza brulla. Ci sono dei boschetti, soprattutto coltivati con ulivi, mandorli. Ragazzi, apro e chiuso parentesi, il latte di mandorle qui è una cosa spettacolare. Eccoci qua, questo è l'ingresso a sud di Noto, questo lo vedete, il cursore, sì, lo vedete, questo è lo stadio, qui c'è l'ingresso al corso, che è questo, è il corso principale. Purtroppo io ho cercato gli add-on per avere il Palazzo Lucrezio che si trova qua, la cattedrale che si trova qua, più o meno, anzi qua, ma non ci sono, quindi adesso noi cosa facciamo? Vi faccio vedere un po' di foto di Noto e dell'infiorata, di modo che così siamo tutti tranquilli. Ok, qua noi mettiamo tranquillamente in pausa e proseguiamo dopo, ma nel frattempo, eccoci qua. Magari togliamo anche, eccola, oh. Abbassiamo magari, ecco. Ecco fatto. Ecco, queste sono le scalinate di Noto, nella parte alta di Noto, che dal corso va verso su. Guardate, queste foto sono state fatte nel 2018, credo, se mi ricordo bene, nel maggio del 2018. Questa è la sera, forse un paio di sere prima, della preparazione delle strade. Vedete qui, questi vicoli vengono prima disegnati, dopodiché è un po' come l'album da colorare dei bambini, no? Poi vengono colorate, solo che qua vengono colorate con i petali dei fiori. Visto? Ecco qua. È un lavorone. Ci sono squadre e squadre e squadre di gente che toglie i petali ai fiori, che li sistema, li suddivide per colore. È un lavoro certosino, guardate quanta gente. Ed è una festa, è davvero una grande festa. E tutti gli anni, tranne lo scorso anno purtroppo, ma tutti gli anni a maggio viene fatta, cioè a maggio, la prima domenica di maggio si svolge l'infiorata. Ora, ogni anno c'è un tema differente. Quest'anno, quell'anno era la Cina, infatti potete vedere anche i disegni, poi lo vedete meglio più avanti di giorno. Questo è l'ingresso del corso con l'arco. Questo è Palazzo Lucrezio, la sede del comune di Noto. E questa è la cattedrale di Noto, completamente restaurata da poco. Ecco, vedete, questa è l'opera finita. Era mattina prestissimo, perché sennò c'è una calca di gente pazzesca. Guardate che lavoro, è pazzesco. Vedete? Ecco, questi sono del comune. Ora io ho scritto al comune di Noto perché quest'anno il tema era Dante Alighieri e hanno prodotto un video molto bello, che magari io vi faccio vedere di sfroso, perché io ho scritto al comune di Noto. Hanno protocollato la mia mail, ma non mi hanno risposto. Ho chiesto il permesso di far vedere il loro video, ma non mi hanno risposto. Quindi io, per silenzio assenso, magari adesso ve lo faccio vedere. No? Che me frega. In ogni caso io faccio pubblicità, non è che tanto non ci guadagno niente questo canale. Quindi guardate che bello. Allora mi scrive Lidia che è la terza domenica di maggio e non la prima. E me l'hanno fatto settimana scorsa, quindi boh.
Va bene. Questa vista dall'alto. Il colpo d'occhio è pazzesco. Ma al di là dei fiori, ma guardate questa cittadina, è fantastica. Certo, come tutti i paesini del sud hanno i loro problemi, però io amo Noto. La prima volta che sono stato a Noto, anni fa, credo, forse 10-12 anni fa, in tournée. Io ho fatto spettacolo proprio di fronte a Palazzo Ducezio. Il palco era montato proprio davanti all'ingresso del comune, infatti la compagnia con la quale ero lì a fare spettacolo si è cambiata all'interno della, credo, la sala degli specchi, se non vado errato, del comune di Noto, che è di fronte alla cattedrale, quindi quella enorme scalinata è servita da gradini, ok? Ecco, vedete già a metà mattina quanta gente? È pazzesco, ma è bellissimo tutto questo, cioè è un caos sorridente, felice. Ecco qua di caos zero, però le ultime parole famose. Ecco qua. Vedete, questo è il barocco. Palazzi tutti con bassorilievi, statue. Soprattutto, ecco, questo è Palazzo Ducezio. Il palco era montato qui davanti. Ecco, questo è San Corrado fuori le mura. E ora, ora vediamo se riusciamo ad andarci. Ok? Togliamo la pausa. Ok. Sì, però oltre a togliere la pausa, togliamo anche l'autopilota. Vediamo se... allora, però io devo tornare. Devo tornare su. Quindi, dov'è la mia camera? Torniamo in cabina. Ok. Usciamo un attimo perché voglio prevedere. Dov'è Noto Antica? Eccoci qua siamo su Noto. Perfetto. Quindi adesso andiamo in su, sperando di non schiantarci. Ok, andiamo in su. In questa zona c'è l'ospedale di Noto, quindi se mi schianto qua siamo a posto. Ok, vedete, questa è la zona alta, come vi dicevo all'inizio, la Noto Antica in realtà si trova a 8 km più a nord. Le montagne qua. Adesso qui seguiamo la strada. Ecco nella valle alle spalle di questa collina che abbiamo a sinistra, dovrebbe esserci San Corrado. Io seguo la strada perché l'ho fatta anche in macchina, quindi almeno non mi perdo. Esattamente, esattamente. Quella è la discesa. Quindi Noto Antica è poco più avanti di qua. Vediamo, sì, San Corrado lì sotto. Seguiamo sempre la strada. La strada principale che è questa. Ed è, ok, qua torna a girare, esce. Qua va giù, quel piccolo tornantino qui. Ah, è questa qui la principale. No, no, perché Noto Antica è qua.
ma non si vedono gli scavi, non si vedono. E purtroppo non si vede neanche la cattedrale, figurati se si vedono gli scavi. Però comunque, ecco, vi ho fatto vedere dov'è. Quindi adesso, mentre torniamo, vediamo che... Ok, inseriamo il navigatore, così ci porta, porta di là. Benissimo. Mentre arriviamo a destinazione, faccio vedere di cosa stiamo parlando. Questo è San Corrado, l'ingresso, la fonte. Questo è l'ingresso rinnovato all'eremo di San Corrado, che è qua in fondo. 500. Pazzesca. Guardate che meraviglia. Siamo all'interno dell'eremo. Questi sono tutti i voti, delle persone che vanno appunto qui a chiedere la grazia a San Corrado, ma è soltanto una benedizione, non è semplicemente una grazia, è proprio vanno a chiedere, sì, vanno a chiedere una benedizione a San Corrado e quindi lasciano un voto. No? Fanno un voto, quindi come regalo lasciano qualcosa a loro caro, quindi vedete vestiti di nozze, piuttosto che mazzi di fiori, collanine, immaginette, i vestiti della comunione, della cresima, ecco. Questa è la vista dall'alto dell'altare, è addossato a questa parete di roccia fantastica. Purtroppo lo scorso anno c'è stato, no, lo scorso anno, 2 anni fa, 2 anni fa c'è stato un grosso incendio e per fortuna non ha toccato, vedete, ecco tutti gli abiti talari, per fortuna non ha toccato l'eremo di San Corrado, è arrivato proprio lì all'inizio. Ma ora torniamo al nostro Flight Simulator, perché dovremmo essere più o meno in zona. Più o meno in zona, quale zona direte voi? Allora, abbiamo visto Noto, ora stiamo tornando verso il mare, verso la costa. Scenderemo a Lido di Noto, quindi la spiaggia, spiaggianetina. Dopodiché, seguendo la costa, diciamo così, ecco qua. Dopodiché, vedete, scendiamo giù, Lido di Noto. Dopodiché, seguendo la costa, andremo verso sud e passeremo anche per un posto bellissimo che è questo, Calamosche, vi farò vedere le foto, e la riserva naturale di Vindicari. Dopodiché passeremo per Marzamemi e scenderemo giù verso Pachino e Capopassero, Porto Palo di Capopassero. Benissimo, una cosa per volta. Ecco, stiamo arrivando. Ok, allora io direi di... Adesso sì, adesso sì, adesso torniamo fuori. Oh, via sta roba. Allora giriamoci, stiamo andando in direzione opposta. Aspetta, aspetta, vediamo un attimo dove siamo. Siamo qui? Ok, allora adesso andiamo giù. Passiamo un po' la nostra camera. Ed eccoci qua. Andiamo ancora un po' più giù. Via. Questa è Lido di Noto. Ora vi punto in direzione. Benissimo. Vedete già qui. Questa è Calamosche. Mettiamo un attimo in pausa. E questo è l'ingresso a Calamosche. Si paga, penso
credo un euro, due euro, è una sciocchezza veramente. E si paga perché c'è un contingentamento all'ingresso, non tanto per il Covid, ma quanto perché siamo già in oasi naturale, ok? Quindi questo è l'ingresso, c'è un sentierino, c'è da camminare una ventina di minuti sotto il sole. Però ragazzi, ne vale la pena, eh? Eccola qui. Qui erano le 8:30 del mattino, guardate già che sole. Ora le foto non rendono giustizia al colore dell'acqua, ma era di un azzurro. Eccolo qua, visto? Altro che le Maldive. Ragazzi, non buttate via i soldi per andare alle Maldive. Questa è la spiaggetta, questa è una roccia che c'è. Il promontorio. Perché era chiusa appunto, cioè di indietro, da questi due piccoli promontori. Torniamo a volare perché proseguiamo e andiamo a sorvolare l'oasi naturale di Bindicari, che sono questi laghetti qui, ok? Qui invece l'ingresso è gratuito, però bisogna lasciare il nominativo. Vediamo se riesco a scendere tipo così, come se fosse Antani, come se fosse un video. Sapete i documentari, no? Che passano così, perché quelli c'hanno i soldi per farlo, ma... Beh, non è male, eh? Ecco, saliamo magari un pochino di quota. Qui a sinistra c'è una vecchia tonnara, qua non si vede ovviamente, e con la sua spiaggetta. No, forse più avanti. Sì, qua, eccola qua. Questa è una vecchia tonnara, anche se qua non sembra, si direbbe. Una vecchia tonnara e la spiaggia di Bindicari. Quindi a questo punto mi porto anche a vedere la spiaggia di Bindicari. E anche qui, essendo un'oasi naturale, vedete, questa è una riserva naturale, ha diversi accessi. Questo è l'accesso principale. Vedete? Questo è il percorso per arrivare poi alla costa. Questo è l'accesso, è uno dei tre accessi alla spiaggia. Questa è la tonnara che vi dicevo. E questa è la spiaggetta, è bellissima. Airone, fenicottero, non lo so, io non sono esperto in uccelli, non ridete. Avanti, questi sono sempre i laghetti dell'oasi di Bindicari. E questa è la vecchia tonnara. Vedete? Sono rimaste soltanto le colonne in pietra, credo sia una sorta di tufo. Queste sono tutte le strutture che una volta facevano parte di questa tonnara con la torre di avvistamento, una vecchia torre di avvistamento normanna. È un posto spettacolare, eh? Torre Svieva, no, normanna, scusate. Guardate che acqua, eh? Come vi dicevo prima, altro che Maldive. E qui siamo già a Marzamemi, ma lo vediamo tra poco. Quindi adesso riprendiamo il nostro volo. Eh,
Eccoci qua. E non è male questa ripresa così col drone, eh? Che dite? Allora, Lidia mi chiede, secondo te è più bella Vindicari con la Mosca? Io so già la risposta che devo dare. La risposta già la conosco. Calamosche. No, allora, se devo scegliere, sì, effettivamente Calamosche, non tanto Vindicari. Sono belle entrambe, eh. Poi dipende anche dal periodo. Una volta, quando è stata, forse l'ultima volta che siamo stati lì, era piena di alghe, quindi Vindicari, dico, l'ultima spiaggetta che abbiamo visto, quindi sempre bella, però ovviamente con le alghe, sono quelle alghe che sembrano delle palline pelose. Eccoci qua, ora ci stiamo avvicinando a Marzamemi. Marzamemi è un paesino di pescatori molto, 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 molto caratteristico. Ecco, qui ci sono San Luca, credo che si chiami. Lidia San Luca, giusto? E ci sono un po' di case di villeggiatura. Alcune spiagge un po' attrezzate, un po' no. Ecco, vi dicevo, quella, la spiaggia di Vindicari, ma ovviamente anche Calamosca non sono spiagge attrezzate, quindi vi dovete portare tutto da casa e non sporcate. Dovrebbe essere una regola sempre, ma soprattutto in questi posti, se vi portate l'acqua, se portate da mangiare, poi, come si chiama qui in Spagna, la basura, cioè la monnetta, ve la dovete portare a casa. Chiaro? E adesso ci avviciniamo a Marzamemi. Eccola qui. Ora proseguiamo un pochino. Dopodiché vi faccio vedere altre immagini di Marzamemi. Eccoci qua. Vai. Ecco questa. Questa è Marzamemi. Ok, noi stiamo arrivando da qua dietro. Bene. Il porticciolo, porticciolo Dio, è anche bello grosso. Questo è il gatto di Marzamemi, è solo lui. Ah, San Lorenzo, mi dicesti San Lorenzo, io mi ricordavo che iniziava con la L. Tra Luca e Lorenzo, ovviamente, 50% prendo quello sbagliato. Questa è la piazzetta principale di Marzamemi, con tutti i ristorantini localini, molto caratteristici, molto pittoreschi. Ho anche delle foto di giorno, sì, non vi preoccupate. Ristorante, ristoranti, guardate che bel tramonto. Questo è il retro di Marzamemi. No, qui è l'ingresso, ingresso alla banchina principale, al molo principale del porto. Il retro. Questo è il ristorante di prima, però di giorno. Ma no, veramente molto caratteristico. Ovviamente la sera è il top perché con tutti i localini, tutte le luci accese. E c'è qualcuno online a cui le lucine piacciono un sacco. Questo è sempre l'altro lato della piazza principale, si entra da qui. Okay. Ecco, questa è la panoramica, sempre la piazza principale, perché è più o meno tutto lì nei due vicoletti lì attorno. Artigianato locale. Bar, ristorante, ristorante. Vedete, la sera è più caratteristico, ovviamente. E qui ci sono degli ottimi ricordi. Sta venendo fame. Qui già siamo a Porto Palo, a Capopassero, sì. Quindi torniamo. Torniamo al nostro volo. Vai. Ok.
se riusciamo a girare un po', ecco. Vedete, questa è la parte principale. Giriamo così. Ecco. E questa è la piazza principale, quella delle foto. Si arriva da qua, qua c'è l'ingresso, si entra nella piazza principale, questo è il molo più grosso. E qui c'è la casetta rossa. Non so che cosa si chiama la casetta rossa. Oh, la casa di un poeta, mi diceva qualcuno. Comunque vedete che il porto comunque è grosso. Quello è il porticciolo, il vecchio porto, ma guardate questo. E il pesce, inutile dirlo, è ottimo. Mannaggia. Ragazzi, che fame. Allora, faccio un piccolo recap. Quindi noi siamo partiti da... Allora, siamo partiti da Siracusa, forse è esagerato. Qua in cima siamo scesi, Noto, Costa, Calamosche, anzi Lido di Noto, Calamosche, Vendicari. Adesso stiamo scendendo giù, Pachino, abbiamo appena passato sulla nostra destra e adesso arriveremo a, ecco qui, a Porto Palo di Capopassero, dopodiché proseguiremo per Capo Isola delle Correnti. Che è qua davanti a noi. Purtroppo non rende qua perché manca il castello. Quindi, come al solito, mi fermo un attimo ed eccoci qua. Questo è il porto di Porto Palo di Capopassero. Non sono tutte così, però a me piaceva questa. Eccoci qua. Questa è l'isola di Capo delle Correnti. E questo è il punto più a sud dell'Italia. Se tralasciamo Lampedusa, ma va bene. A me serviva il titolo claim, no? Guardate che bello. Forse devo pulire la lente, ma qui c'è il faro, proprio sull'isoletta. Welcome, quindi torniamo a noi. Ecco fatto. Ora il nostro giro è finito. Quant'è che stiamo volando? Siamo un buon 40 minuti. Giusto, siamo nei tempi. Non voglio fare più di un'ora. Ecco, vedete, questa è l'isola di Capopassero. Lì qua ci dovrebbe essere il faro, che non c'è, ma pazienza. Vai. E ora torniamo indietro e andremo ad atterrare ad Avola alla superficie Gallina. Ora Gallina, infatti l'avrò detto anche all'inizio, ma Gallina non ve l'ho spiegato. Gallina, a quanto pare, è un modo di dire di quelle parti che vuol dire tipo gruppo di amici, a fare Gallina. Boh. Io ho letto così, però io non sono siciliano, quindi non lo so. Ragazzi, in quanti siete? Io vedo tre persone in collegamento. Siamo tantissimi, eh? Qualcuno mi diceva che questa sera c'era una partita di Coppa Italia, di calcio. Io col calcio non ho un buon rapporto, quindi non lo so, ma pazienza. Vi ricordo comunque che tutti i video li potete vedere. Perché sono registrate e rimangono sul mio canale, eh? Quindi non vi preoccupate, non vi perdete niente. Signori, credo di aver detto una minchiata.
perché effettivamente quello era l'isola di Capopassero. Questa è Isola delle Correnti, di Capo delle Correnti. Oddio, non cambia nulla perché non c'è niente neanche qui, ma per la cronaca, insomma, ecco, per essere precisi. Si arriva qua, si lascia la macchina da queste parti, auguri per il parcheggio, si prosegue a piedi e qua in fondo c'è, ecco qua c'è come si chiama, il faro che avete visto prima. Qua c'è un bar con i bagni. Qua sotto. Esattamente. Vediamo se riesco a fare tipo una ripresa di quelle vere. Non è molto, insomma, la sensibilità di sto joystick non è il massimo, però beh, dai. La prossima volta voleremo veramente col drone, ok? Bene. Signori, io direi di finire qua. Vi risparmio il viaggio di ritorno perché diciamo che quello che dovevamo vedere l'abbiamo visto. Quindi eccoci qua, torniamo in cabina. Quello che dovevamo vedere l'abbiamo visto. Chiuditi, chiuditi, chiuditi e chiuditi. Avanti. E così faccio. Ecco, tiriamo il collo e guardiamo in su. Io come al solito vi ringrazio per aver seguito fino alla fine questa puntata. Vi do appuntamento a settimana prossima. Vi ricordo che nella pagina del mio canale, nelle informazioni, c'è una, come si dice, magari ve lo faccio anche vedere, guardate, ecco, così facciamo prima. Allora, c'è un sondaggio, voi entrate nella pagina del mio canale. Ho detto, voi entrate nella pagina del mio canale. Mi sentite doppio. Perché non mi viene? Ah sì, certo. Pagina del mio canale, adesso c'è lo streaming, però qua sotto c'è un sondaggio. Ok? Votate, votate, votate. Londra, Tenerife o il Grand Canyon? Detto questo, vi auguro una buonanotte.